In occasione della presenza del Gangemi in aula, non essendo indispensabile la presenza del Canò in aula, ai sensi dell'articolo 146 bis codice procedura penale, e peraltro non essendo opportuno disporre altro trasferto della Corte d'Assise in considerazione del limitato contenuto su cui verterà il disposto confronto. A questo punto possiamo fare entrare il collaborante Cangemi. Ci colleghiamo con il sito dove si trova in questo momento Calò, in particolare Sì, siamo signor Presidente collegati. D'Ascoli, siamo pronti. Bene. E allora, è stato ammesso, non era presente, è stato ammesso il confronto tra lei e l'imputato Calò su una circostanza, sulla circostanza seguente, e su questo solo si deve vertere il confronto, non oltre questo tema specifico. Le modalità di comunicazione delle decisioni, in che modo avvenivano la comunicazione delle decisioni relative all'organizzazione criminale a casa nostra, con i capi mandamento detenuti, in particolare le comunicazioni relative alle decisioni inerenti i fatti omicidiari e gli stragi, con quale modalità avveniva. Ora le preciso questo. Lei, nel corso dei vari atti assunti nel corso dei processi e comunque anche ieri, lei ha affermato, nel corso della sua dichiarazione, che Calò era capo mandamento. Vero? Ed era membro della commissione provinciale fino al 1993. Anche lui l'ha messo, Presidente. Ora vediamo. Lei ha specificato che lo voleva informare relativo alla strage di Via D'Amelio tramite il cognato, se non ricordo male, Mattagliano. Gregorio. Eh? Mattagliano Gregorio. Gregorio. Mattagliano. Ma Reina disse. Dice: no, non ti preoccupare, ci penso io. Avrebbe provveduto lui. Questo ha lei dichiarato ieri e nel corso dei vari atti in cui è stato assunto. Ora vediamo invece Calò. Siamo collegati? Calò, mi sente Calò? Sì, signor Sì, signor Presidente, la Presidente, buongiorno signor Presidente. Signor Buongiorno. Presidente, prima di iniziare il confronto, volevo dire due parole. Io ho cercato e ho insistito per avere il confronto diretto con Cangemi di presenza, perché le argomentazioni non sono uno o due, dovevamo un po' chiarire alcune cose, che la Corte era necessario guardarmi in faccia, sia a me sia a Cangemi, nel chiedere, nel domandare alcune cose a Cangemi. Purtroppo, veda, sono qui a distanza in videoconferenza e purtroppo cercherò di sforzarmi di fare questo confronto in modo che la Corte possa riconoscere le menzogne e le bugie che fino adesso ha detto il signor Cangemi su queste stragi. Sì, ora Io posso iniziare? no, lei deve Signor ascoltare. Presidente, Sì, no, deve signor ascoltare. Presidente, io Mi dica. Presidente, Sì, mi io dica. quando la comunicazione giudiziaria di questo processo, No, no. dall'inizio io non l'ho avuto mai. No, mi deve Non ascoltare. Guarda. l'avevo. Lei Sì. sta. Prima che inizio volevo. Ma queste allora sarebbero delle dichiarazioni spontanee che lei rende, poi questo le farà dopo. Per ora il tema è il confronto, e su questo, per ora il tema è il Va bene, confronto. sì. Se lei poi deve rendere altre dichiarazioni inerenti al processo, libero di renderle. Va bene, signor Presidente. Va Ora, bene. Allora, posso iniziare? no, aspetti e mi ascolti bene. Riassumendo quello che è stato detto Sì. prima, la Corte ha già deciso. La Corte ha deciso nel seguente modo. Innanzitutto che il confronto, siccome non ha ritenuto la Corte indispensabile, come previsto dall'articolo 146 bis del Codice Procedura Penale, che il confronto si svolga in maniera diretta, presenti le due, lei e il collaborante Cancemmi, il confronto si svolgerà in videocollegamento. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che il confronto si svolgerà semplicemente su una
esclusiva e determinata circostanza, la circostanza di cui al numero uno dell'istanza, ed è quella relativa alle modalità con cui avvenivano le comunicazioni delle decisioni prese dall'organizzazione Cosa Nostra con i capi mandamento detenuti. E solo è su questo che verte il confronto. Nessun'altra circostanza deve costituire oggetto di esame oggi. E allora, già lei ha sentito che io ho letto quelle che sono state le dichiarazioni rese dal Cangemi e sono state le dichiarazioni rese e ribadite sostanzialmente fino a ieri. Le dichiarazioni rese dal Cangemi sono state le seguenti, gliele ripeto ancora una volta, ovvero sia, egli ha affermato, sì, lo so. Mi ha sentito, non c'è bisogno che lo ripeto. E allora, invece lei, nel corso del processo Borsellino 3, lei, con una dichiarazione resa il 1 luglio del 99 e ritengo in altre dichiarazioni nel corso del processo, ha affermato di essere stato arrestato nel 1985, è vero? Sì, sì. E ha affermato di non aver avuto più rapporti con nessuno, non aver avuto più collegamenti con nessuno dalla data del suo arresto, ovvero sia dal 1985, giusto? Certo, sì. Benissimo. Questo lo confermo. Sì. Ed è su questo solo che verte l'interrogatorio, il confronto. Quindi non eludiamo questo tema né ampliamo questo tema perché la Corte non ve lo può consentire. E quindi, signor Presidente, mi deve scusare. Visto che c'è questo contrasto, quindi ora io mi rivolgo a lei Cangemi e le dico, veda, Calò ha dichiarato in quel modo, lei mi ha sentito, ha detto che dal 1 luglio 1999, ha detto nel corso della dichiarazione 1 luglio 1999 di essere stato arrestato nel 1985 e di non aver avuto più rapporti con nessuno, né Cosa Nostra né Cosa Nostra. Ha escluso la possibilità di avere collegamenti con chiunque. Lei, ribadisco, invece ha affermato che fino al 1993 è stato a capo della... le risulta che fino al 1993 era capomandamento e membro della commissione e che poi in particolare per quanto fu la strage di Via D'Amelio, lei gli voleva comunicare la decisione di Rina e Rina gli disse no, guarda, ci penso io. Lei gliela volevo comunicare tramite il cognato Gregorio Mattaliano, dice no, gliela comunico io, le disse Regina, Rina, ci pensi. Le conferma questa sua dichiarazione? Sì. Pur sapendo che è in contrasto totale con quella che sta dichiarando però. Sì. Lo dica più forte che lo senta. Sì. Conferma questa sua dichiarazione. Carlo ha sentito il collaborante con Cerno. Allora, signor Presidente... Sì. Mi deve scusare, signor Presidente, se la interrompo, ma iniziando, quando lui dice sì, che conferma questa dichiarazione, io devo iniziare da principio, devo parlare della Commissione, come è nata la Commissione, quali regole erano nella Commissione. No, assolutamente. Ma allora come... No, e come si fa io a dire che voi... Scusi, signor Presidente, io in una lettera che ho scritto... Allora facciamo una cosa, mi faccia dire questo. Io perché ho ammesso di avere fatto parte... in un certo periodo in Cosa Nostra e nella commissione di un periodo dal 79 all'81, perché dopo l'81 questa commissione non esiste più, poi rimane, e allora su questo punto io vorrei chiarire qualcosa con Cangemi, perché Cangemi, essendo il mio sostituto, e vediamo un po' come avviene questa sua sostituzione, che cosa ha avuto, cosa mi ha mandato a mai a dire in carcere sia con mio cognato e che cosa io gli ho mandato a dire a lui dal carcere. Poi se lui conosce la mia posizione giuridica, siccome essendo il mio sostituto, deve conoscere la mia situazione giuridica. E su quel punto a me mi interessa che lui chiarisca qualcosa, perché poi voglio vedere se era giusto, se era possibile poter decidere una strage in quel periodo, se era per me un danno sia processuale e sia morale, perché su Cosa Nostra, signor Presidente,
Se noi parliamo di regole, queste regole non sono, le regole sono tutt'altre cose nella su Sposa Nostra. Non si parla, non è ammesso la strage, non è ammesso la rapina, non è ammesso l'estorsione, non è ammesso il sequestro di persone. Ecco, se noi dobbiamo iniziare su questi punti, signor Presidente, perché ora hanno fatto capire che questa commissione fa commettere le stragi, commette l'estorsione, commette i sequestri di persone. Se io non chiarisco queste cose con Cangemi, come si fa a poter chiarire tutto sulle decisioni della commissione? Non è esteso, cioè, questo tema. Non è esteso, Calò, a questo tema il confronto. Il confronto, ripeto, viene limitato semplicemente su quel punto. Lei sta replicando a quelle dichiarazioni del Cangemi dicendo che la Commissione non aveva competenza a deliberare, addirittura non aveva più che competenza, non provvedeva a deliberare né stragi né sequestri di persone, né reati che non facevano parte di quella che erano i fini, diremmo, istituzionali, organizzativi di Cosa Nostra. Non è così? Certo, signor Presidente, e io le voglio ricordare. Signor Presidente, ma io come faccio questo confronto? Come può avvenire? Ma ripeto, è solo su questo, però il confronto Mi scusi un attimino. Il confronto, dico, mi pare che debba avvenire tra le due parti attraverso reciproche contestazioni, senza l'intervento filtro della Corte, dico, altrimenti l'autoistruttorio. No, non è così, avvocato, mi dispiace. Mi sembra che il confronto sia tra le due parti, cioè. No. Poi, peraltro, dico, lui non ha, è, non ha è una serie di domande no, per no, l'uno no, no, che no, sono dichiarazioni. Lo leggiamo per come lo dice il legislatore. Non domande, Presidente, è un confronto tra dichiarazioni, chiaramente, cioè è una reciproca contestazione. Non era questo l'oggetto del mio intervento. Mi pare che lui ha sollecitato proprio il tema che è stato ammesso dalla Corte. Cioè, nel momento in cui è intervenuto Calò, ha detto noi dobbiamo parlare di come eventualmente il signor Cangemi e quali circostanze il signor Cangemi mi ha comunicato o io o quali circostanze ho comunicato al signor Cangemi nel periodo della mia detenzione. Mi pare che sia l'oggetto della ammesso. Però ancora non siamo entrati nel merito. Già forse abbiamo finito il merito, avvocato. Il giudice, richiamato alle precedenti dichiarazioni ai soggetti delle quali deve svolgersi confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandole, ove occorre, alle reciproche contestazioni. E le reciproche contestazioni, ma non c'è altro. Ancora passiamo alla seconda fase, e questo solo momento, perché infatti è da più momenti che il Cangemi mi fa segnale che vuol parlare, ma io sto esaurendo ancora. Calò, per ricondurlo nei termini del confronto. Quindi, sì, Calò ha sollecitato. Posso chiedere a Cangemi? Ecco, Calò sta sollecitando. Posso chiedere a Presidente, mi scusi un attimo, Calò ha sollecitato la Corte a intervenire, in questo caso, visto che la Corte fa da filtro, con il collaboratore, per chiedergli quali fatti concreti il signor Cangemi ha trasmesso attraverso questo il cognato Mattagliano o altri canali al Calò, o quali fatti concreti il Calò avrebbe trasmesso al Cangemi, che è suo sostituto. Questo è, mi pare, la sollecitazione, e questo è l'oggetto del tema. Intanto, ripeto, in base a quello che sta dicendo, però sta dicendo addirittura che la commissione non era manco competente a deliberare sulle stragi, motivo per cui già l'argomento è chiuso, perché in radice sta escludendo qualunque e sta negando qualunque cosa. Signor Presidente, qua Cangemi cosa ha detto? Mi scusi, signor Presidente, Cangemi che cosa ha detto? Che Rina gli ha detto, adesso tu non ci pensa, ci pensa. Bravo, lui, questo è il tema che dobbiamo accettare. Ha chiesto a Rina, ora attraverso suo cognato avviso io di quello che deve decidere. Allora Rina ha detto no, ci penso io. Sì. Ora io voglio chiarire questo particolare. Bravo, è questo, perché questa è una menzogna, questa è una bugia. Noi abbiamo, signor Presidente, dopo queste stragi,
Io avevo, allora, devo fare una dichiarazione spontanea o devo parlare con Cangemi? Cangemi deve, deve sapere la mia, la sa, la mia posizione giuridica, la sa. Io devo parlare con Cangemi per vedere se, ma che danno mi ha fatto questo? Se è stato, perché se lui ha, guardi, signor Presidente, lui era, e aveva la possibilità di evitare questa strage. Lui aveva, era in condizione di dire a, dire a, a Rina, senta signor Rina, veda che calò, ha un processo, si stanno facendo la Cassazione, la prima volta è stata annullata, quella del 3904, e lui ha conoscenza che io ero innocente di quel processo, signor Presidente, perché la, a parte che lo diceva e criticava questa, questo, questa imputazione che avevo io, e allora se lui doveva dire, signor Rina, veda che lei questo non lo può fare, perché se lei fa queste cose, Calò viene condannato lì, così è successo, signor Presidente. Il primo ergastolo che io ho preso è stato per la strage 904. Io sono in condizione, signor Presidente, di non poter chiedere a nessuno perdono di questi familiari che hanno avuto le vittime, i familiari come vittime. Cioè che né quella di, del treno, né quella di Borsellino, né quella del dottor Falcone, non, se volessi non posso neanche chiedere perdono perché sono innocente, e lui era in condizione di farlo. Ora che se mi viene a dire, e se qualcuno a me mi mandava a dire nel carcere, ma tu sei, vuoi, sei d'accordo a fare questa cosa, io gli avrei risposto a, se non era Rina, se, o a chi mi avrebbe detto, cercate, se, lo dicono loro che è stato Rina a fare queste cose, no, io sto dicendo se era veramente Rina, perché io sono in carcere, non lo so, gli avrei detto, sentite, o l'ho andata a chiudere al manicomio su Rina, oppure lo vedo ammazzare, perché queste cose non si fanno, perché Cosa Nostra non è nata per queste cose, signor Presidente. Io ho 72 anni, mio padre era, faceva parte di Cosa Nostra, mio nonno faceva parte di Cosa Nostra, i bisnonni facevano parte, cioè io sono, come dire, figlio di Cosa Nostra, senza dubbio. Ma nel, io già dal 70 me ne volevo uscire, ma nel, dopo l'81, quando è successo questa, questo contrasto fra la Cosa Nostra, fra questa, diciamo guerra, io nell'81 la commissione è finita, già che non c'era più quell'armonia in quei periodi perché succedevano fatti e non si sapeva nessuna cosa. Ora io a Cangemi le volevo chiedere se sa, se ha conoscenza, se l'uccisione del procuratore Scaglione nel 71 è stata decisa dalla commissione, se sa se il capitano Russo è stato ucciso con il consenso della commissione, se Rina, il presidente della provincia, è stato ucciso con il consenso della commissione, se il giudice Costa è stato ucciso con consenso della commissione, se il capitano Basile è stato ucciso col consenso della commissione, se ho un omicidio che lui si è accusato assieme a Cucuzza, che era un ufficiale della polizia, che si sono accusati di omicidi, e se ne sa parlare, se è stata la commissione a decidere. Se io, e se, purtroppo signor Presidente, il confronto era questo, io volevo risposte di Cangemi. Pronto, se lui era a conoscenza, il confronto di questo. È anche questo, perché si sta svolgendo anche come se delle persone fossero presenti, per la legge, lei è presente qui. A qualche risposta me la deve dare e io poi eventualmente tornerò a subito, ora la risposta gliela daremo. Comunque rimane se lei mi priva, scusi Presidente, mi faccio concludere, se lei mi priva di questo, lei non può sapere, noi abbiamo maledetto in carcere fino ad ora, abbiamo maledetto chi ha deciso questo, perché con questa responsabile anche Cangemi, perché Cangemi assieme a chi ha deciso queste strage ha fatto fare una legge speciale in Italia, ha fatto mettere la pena di morte, perché il 41 bis, signor Presidente, è la pena di morte. Chi non lo sa, è bene che lo sappia, la 41 è la pena di morte, è peggio, e specialmente questo governo, sì, è la pena di morte, signor, lo dico io, perché non si può uscire col 41, è peggio della pena di morte.
è peggio la pena capitale, signor Presidente, perché per tutta la vita uno sa che deve morire in carcere, e non solo che soffre tutta la vita, 30 anni, 20 anni secondo l'età, ma i familiari che vengono per 20 anni, per 15 anni a fare i colloqui, una volta al mese, non hanno i soldi pure per pagare il viaggio, e poi dietro un vetro, cioè ci hanno rovinati, queste strade, e ora sono stati capaci a venire a accusare persone, io per me innocente, gli altri, no, io per me parlo di me, perché per gli altri... Benissimo, ora lei questo le è servito sia per dichiarare la propria innocenza, sia per contestare quanto ha dichiarato il Cangemi, sì, ma sia anche come uno sfogo personale. A tutto questo, altrimenti si chiude e finisce un monologo suo. Lei ha chiesto tante volte il confronto. E finalmente che questo confronto si svolga, ora vediamo proprio su questo che ha dichiarato lei, su queste affermazioni che ha reso lei, e peraltro ripeto che sono una parte inerente proprio direttamente al confronto, l'altra parte lei ha avuto modo di protestare ancora una volta la sua innocenza e estraneità ai fatti, ha affermato che la commissione dal 1981 addirittura non esisteva. Ora, su queste sue affermazioni, sì, sentiamo quello che da di allora, dopo Presidente. Un attimo che ha parlato il procuratore generale. Prima che appunto prosegua il confronto e che inizi la risposta del signor Cangemi, io, Presidente, sono dell'avviso che bisogna dare spazio quanto più possibile agli imputati per potersi difendere e far presente tutti gli argomenti che intendono esporre, tant'è che, ripeto, non mi ero opposto al secondo punto del confronto che è stato chiesto dal difensore, però ritengo che quel confronto deve vertere, deve riguardare i fatti di quel processo. Il signor Colò ha fatto riferimento un po' a tutta la storia della mafia dal dopoguerra in poi, a iniziare dall'omicidio di Scaglione, del capitano Basile e di tante altre vittime della mafia. È chiaro che non si possono porre al signor Cangemi argomenti di questo tipo. Il confronto, ripeto, è quello su cui devono discutere e parlare i due protagonisti del confronto, ecco, deve riguardare i fatti di questo processo, non fatti ormai affidati alla storia più triste d'Italia. Grazie. Ricordo, infatti, il confronto si sta svolgendo e si deve svolgere solo su quella circostanza. Il Cangemi, ripeto, ha aggiunto, l'imputato Calò, ha aggiunto a tutto questo una dichiarazione di propria discolpa e uno sfogo personale. Che, però ha anche indicato, Presidente, fatti omicidiari eccellenti che sono oggetto del primo punto ammesso dalla Corte, perché non si parla della strage dei capaci. Dalla Corte significa semplicemente come avvengono le modalità di comunicazione tra l'imputato con i capi mandamento e detenuti, sul punto. Basta, avvocato. Sul in punto, comunicazione una delle parte decisioni che si chiama, una parte che si chiama imputato Calò ha detto dal 1981 la commissione è finita, dal 1985 da quando io sono arrestato non ho avuto rapporto con nessuno. L'altra parte invece dice cose totalmente diverse. Ora ulteriormente replica alle considerazioni che ha sposto, ha espresso il Calò, dopodiché il confronto è chiuso. Sì. Avanti. Grazie, Presidente. Mi scusi. Guardi, io... ora deve parlare Cangemi. No. Io sono felice sentire della bocca di Calò, perché questa è la prima volta che lo sto sentendo, che lui ha fatto parte della commissione, che io ero il suo sottocapo. Sono felice sentire queste parole, che lui fa questa ammissione. Poi il signor Calò mi ha rimproverato che io poteva fermare Rina per non fare la strage. E allora io rispondo questo al signor Calò. Cosa hai fatto tu, signor Calò, nel 1983, quando vi siete riuniti nella tenuta di Maggio Giuseppe a Piano dell'Occhio a Palermo e avete deciso la strage del dottor Chinnici? Cosa hai fatto tu che mi rimproveri che io dovevo fermare a Rina? Perché non lo fermava tu a Rina nell'83 e ci ho accompagnato io con la macchina tua, con la Renault, quella col cambio così nel volante? Nell'83, che dici che non fai più parte dell'81 della commissione? Nell'83, perché non fermava a Rina e ci diceva ma che stai facendo pazzo che tu dici che io lo dovevo far ammazzare? Io avevo questo potere di far ammazzare a Rina, ma vuoi dire queste cose tanto per dire? Io avevo il potere di far ammazzare a Rina, che tu a Rina lo conosci meglio delle tue tasche.
Nell'otta, poi perché non fermava Rina quando abbiamo strangolato io e tu e altri figli di Buscetta con le tue mani? L'hai strangolato e ti hai preso quello che somigliava di più a Buscetta nella faccia e l'hai strangolato? Perché non fermava Rina e mi rimproveri che tu sei stato danneggiato moralmente del tuo processo? Perché non li pensava prima queste cose? Adesso viene a dire queste cose, vuoi apparire che sei un angioletto? Non lo deve dire che sono angioletto, deve dire se stai ammettendo che faceva parte della commissione, stai ammettendo che eri il tuo sottocapo, perché non dice queste cose? Perché non lo fermava tu a Rina, che avete deciso in quella stalla che c'erano l'animale, là nel piano dell'occhio, nella tenuta di Di Maggio Giuseppe, sotto torrente?